Salve a tutti cari amici, dunque bentornati sul canale Andrei Colecchio. Sono già morto solo all'inizio dell'episodio, quindi sto già provando a rifarvelo, incredibile. Siamo qua con la bionda Elena, appunto di là arrivavano le bestiole alla fine dell'altro episodio, quindi momentaneamente siamo tra virgolette al sicuro, ma dobbiamo avanzare in questa specie di zona nuova. Come vedete, ora, se vi lasciate cadere, morite. Però il gioco non ha un'incidenza di farci capire quello che dobbiamo fare. Forse saltare all'indietro. Alleluia! Mannaggia noi. Porco me. Veramente, quando ho deciso di rigiocare dopo anni Uncharted, che mette una mina nelle gengive sto gioco. Pensavo di non farcela, sono sincero. Quanta fatica, quanta santa fatica. Stare a sto mondo, soprattutto. No, 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 no. Pensavo di morire, mannaggia me, porco me. Ci rendiamo conto. Forse ce l'abbiamo fatta. Innanzitutto fatemi salire un attimo e fatemi ricordare che armi ho. Ho il fucile a pompa e la pistolina. Quindi no, nel caso troviamo altre di quelle bestiole là che troveremo sicuramente. Quanto è buio. Non manca molto alla fine, l'agonia è quasi finita, signori, potremmo anche dire. Sullivan, rispondi. Accidenti, è inutile. Non c'è segnale qui. MP40. E proviamo l'MP40. Potrebbe, è praticamente tipo il bar della seconda guerra mondiale, quindi potrebbe essere l'arma giusta per questi tizi qua, per sterminare questi nazisti. Potrebbero essere ovunque. Sentiti i rumori. Ok, per me ci fanno lo scherzo, Che diavolo è successo qui? non lo so, Nathan, se non lo sai te, guarda. Altre armi per il bar. A quanti proiettili. Il fatto che ce ne dà così tanti mi fa mal pensare. Nel senso che ci arriverà addosso l'universo, quindi. Ora avanziamo. Oh, merda! Un bel consumo di proiettili, però sembra molto efficace contro di loro come arma, eh. Quindi abbiamo ripoppato 105 proiettili.
cominciamo. Sì, Nathan. Ragazzi, un'attigliata, avete visto come ci riducono? In periodo rosso. Qui comunque di proiettili ce ne danno, quindi. Vanno giù, vanno fortunatamente giù, okay. Veloci con quest'arma. Molto probabilmente è l'arma giusta per colpirli questa. Il problema è sempre il solito, che essendo noi senza mappa in questa zona potremmo perderci molto facilmente. Vedete, qui è chiusa. E state giù. Ok, ottimo, altri colpi, ragazzi. Altri colpi. Un tesoro, guardate, la statua d'oro, statuetta d'oro a forma di scimmia. Non è sufficiente per fare un trofeo, ma per un titolo del gioco sì. Dovremmo arrivare. Proviamo a vedere di qua. Da dove veniva il nemico. A meno che non siano veramente infiniti, eh. Da queste parti non ci siamo ancora passati, forse. Questa deve essere la sala del generatore. È una buona cosa, Nathan. Teniamo gli occhi aperti, perché abbiamo solo una luce. Queste creature molto probabilmente sono abituate a combattere all'ombra. Okay, dobbiamo far ripartire la luce per Elena per riaprire qua la porta. Grazie a Dio. Ospiti sgraditi, ragazzi. Mannaggia, ci arrivano addosso. Il tempo che ho girato la telecamera, che è molto spartana, ci sono già addosso. Stai fermo lì. Un'opposizione, ma non così violenta. Più che altro non vorrei che fossero infiniti, dobbiamo capire cosa fare mentre gli stiamo sparando. Io provo a resistere fino a quando non finisce la musica. O forse dobbiamo tornare indietro, ma non possiamo tornare indietro dalla strada di prima. Ragazzi, c'è poca luce, non capisco veramente che cosa dobbiamo fare. Molto probabilmente dobbiamo uscire da di qua. Proviamo, eh. Succederà, ecco, ne arrivano altri. Succederà qualcosa forse andarcene di qua. Fortuna che troviamo le munizioni, signori. Forse non ho guardato bene. Ecco, possiamo arrampicarci, guardate. Granate, ragazzi. Vediamo qua. Ok, con la luce non ho capito assolutamente niente cosa sta succedendo.
Proviamo a tornare indietro. Prima li eliminiamo. Ci sarebbe stata bene una granata lì, eh. Ok, stavolta abbiamo usato la nostra granata. Ragazzi, non li vedo dietro all'angolo, c'è troppa poca luce. Ok. Ah, troppo vicino. Ho sprecato un mucchio di proiettili. Probabilmente si è aperta questa porta, fortuna che c'era la luce che ci aiutava. Ne arriva un altro. Granate, ditemi che ci sono proiettili. Siamo al massimo con i proiettili, ora cerchiamo di... Ok. Allora, fa anche si è aperto un passaggio da qualche parte con una luce sopra. Ok, ovviamente ci stanno arrivando addosso in tempo zero. Quindi è obbligatorio ripoppare colpi nel minor tempo possibile. Ah, ragazzi, ci arrivano addosso velocissimi. Quanti ce ne sono? Veramente tantissimi. Ok, entriamo di qua. Qual è la porta che si è aperta? Cerchiamo di prenderla. Ok, ottimo, bravo Nathan. Li abbiamo chiusi fuori. Promette di essere una giornata storta. Ma molto storta, Nathan. Allora, il suggerimento ci dice di lì. Questi dovevano appartenere a loro. Non capisco perché ci faccia vedere. Dobbiamo sparargli contro? No. Ok, forse dobbiamo seguire. Come faccio a uscire di qui? Le scie elettriche. C'è una terribile maledizione. Gli spagnoli hanno scatenato l'inferno, divenendo essi stessi dei diavoli. I miei uomini sono stati uccisi, lasciandomi solo nella mia missione. Nessuna nave lascerà quest'isola. Le ho distrutte tutte e inondato la città maledetta. Tutto questo male non deve lasciare queste spiagge. Nelle mie ultime ore affido la mia anima a Dio. Possa egli avere pietà di questo luogo infernale. Francis Drake. Oh mio Dio. Ah,
No, di nuovo. Ma io avevo selezionato l'altra arma, però. Ci avete notato, ce l'hanno cambiata. Ci hanno anche tolto la luce, eh. Ecco qui, abbiamo totalizzato 30 uccisioni solo in questo episodio con quest'arma qua. Abbiamo fatto anche il relativo trofeo. Continuiamo ad uccidere. Ci hanno tolto la luce anche, quindi per renderci il gioco più difficile. Fine. Teniamolo sempre ripoppato questo nostro bar, come vogliamo chiamarlo. Allora, dove dobbiamo andare adesso? Guardate qua, abbiamo... Scusate, cambio dito. Solito prima il pollice che ho. Ok, ora ricambiamo dito. Allora, abbiamo perso la luce, quindi in qualche modo dobbiamo riattivarla. Di solito il gioco la attiva da solo, però io avrei veramente bisogno di una luce. Proviamo ad andare avanti. Allora, siamo granate. Servono le granate, si sa mai. Proiettili della pistola. Altri proiettili da pistola, noi andiamo con il nostro mitraglione. Oh, merda. Riesci a sentirmi là dentro? Forte e chiaro, idiota. Oh, non c'è microfono dal tuo lato. Che peccato. Nate, esci fuori di lì. No, Elena! Lasciatela stare. Navarro, se non riesci a controllare una ragazzina... Non succederà più. Credimi. Spiacente per l'interruzione. Volevo solo ringraziarti per averci condotti a Eldorado. Ma certo. Spero che non ti dispiaccia. Se prendiamo in prestito la signorina Fisher, è solo per evitare che tu e il tuo socio facciate qualcosa di creativo. Addio, Nate. È stato divertente. Sì, continua pure a sorridere, imbecille. Ci rivedremo presto. Hanno mandato il comitato di benvenuto. Che ve lo dico a fare? Sto provando e riprovando, ve lo sto dicendo da almeno mezz'ora, questo pezzo. Non riesco veramente ad avanzare. Credetemi, è folle come pezzo. Ci sono i mostri e i nemici che vi sparano. I mostri vi sciottano, i nemici, ci sono i cecchini che vi sciottano e sono tutti in posizioni terribilmente sopraelevate. Eccone uno. Basta un colpo di shotgun per farlo fuori, a quanto pare. Allora, adotteremo una tecnica. Innanzitutto, quando arriviamo qua, guardate, ce n'è uno di mostro, ma c'è anche un cecchino. Quindi via, via. Anche i controlli spartani del gioco veramente non aiutano. Eccoli. Ora cercheremo di usare questo mitra per uccidere il cecchino. Il cecchino vi sciotta. Il rinculo dell'arma è pazzesco.
colpo. Salto input lag, ragazzi. Cioè, lo vedete anche voi quanto possa essere difficile questo pezzo. È di una difficoltà abominevole. E voi direte, perché non ti porti più avanti, Sion? Più avanti ci sono altri mostri. Quindi va ucciso qua il cecchino. Forse è andato. Ok, torniamo a recuperare il bar come arma. Ragazzi, credetemi, dovete fare così. O dobbiamo almeno provarci a fare così, perché ci sono altri mostri e sono morto vedendo un altro cecchino andando avanti. Ok. Eccone un altro. Dovete essere veloci perché sono in due. Spero che questo incubo finisca veloce, perché da qui in poi non so come avanzare, Potrebbero arrivare da dietro! Andiamo a ripoppare la nostra energia. Cerchiamo di nasconderci in qualche modo, ragazzi. Quanto è difficile! Veramente! Terribilmente difficile! Lanciarti. Per favore, altri colpi. Ok, ottimo. Lo so che dovrei usare altre armi per fare altri trofei, ragazzi, ma credetemi, è rischioso. Non voglio morire, non voglio dover rifare tutto quanto. Lasciamo che si colpiscano tra di loro, anzi, tiriamogli anche una granata di cortesia. Speriamo che funzioni. Il gioco ci dà granate. Fucile di precisione. Mi sarebbe servito prima il fucile di precisione. Ok. Sei morto. Vabbè, volata anche la testa. Ho visto bene o ho visto male? Allora, riprendiamo MP40, scusate che vado anche in pappa, non riesco più a capire cosa devo fare, ma certo. Ok. Maledetti, maledetti! Maledetti che non siete altro. Veramente in difficoltà, ragazzi, credetemi, non so come avanzare. Ovviamente stanno combattendo tra di loro, vengono da me. Devo, maledetta telecamera. Maledizione. Lo dico io, maledizione Nathan, perché sto facendo una fatica abominevole, credimi. Ragazzi, è troppo di... veramente troppo difficile. Cambiamo arma, non avevamo quasi più colpi. All'altro. Ok. Perfetto. Fatemi riflettere.
abbiamo preso qua granata, spero. Fatelo fuori! Correte! Attenzione! No! Momenti mi ammazzo io, eh. Tieni lo sottiamo un po'. Cecchino, cecchino. Ragazzi, è troppo difficile, veramente troppo, troppo esageratamente difficile. Sei morto! La spalla, il reticolo di mira non è ottimale. Io sto facendo un macello di morti, ma... Cecchino è là, guardatelo dov'è. Ok. Cecchino shot. Per fortuna che l'ho visto. Mannaggia, maledetto! Maledetto! Ragazzi, ma ci rendiamo conto di che cosa stiamo vedendo? Ok. Non arrivano altri mostri. Ok, da qui non lo possiamo colpire. Il reticolo di mira non è ottimale. Forse da qui. Io vorrei farvi capire la difficoltà a cui sto andando incontro in questo pezzo. È morto? Ditemi che è morto, per favore. Allora, non cambierei fucile a pompa, mi terrei mitra adesso. Anche perché è una valida arma. Ah, ci dava il fucile da precisione qua per il cecchino. Nel caso fossimo giunti fino a questo pezzo, per l'appunto. Ok, proviamo ad avanzare. Proviamo, eh! Allora, ragazzi, io farei uno switch arma. Mi prenderei il fucile a sto punto, pompa. Se un altro in mischia è meglio, perché ci arrivano addosso subito. 10 colpi, dai. Il fatto che Nathan ripone l'arma mi fa ben pensare, ben sperare, e dite tutto quello che volete. Allora, di qua possiamo passare, di qua non credo, no, non ci arrampichiamo, non c'è nient'altro. Possiamo, dobbiamo per forza imperativamente proseguire di qua. Allora prendiamo la scala. Capitolo 20, ragazzi, siamo quasi alla fine, l'agonia è quasi finita, eh. In soccorso. Sally, sei lì? Dannazione. Sally, rispondi. Grazie a Dio, Nate, dove sei? Vengo da te. Hanno preso Elena, dobbiamo fermarli. Ho problemi di mio. Questi bastardi mi hanno bloccato fuori dalla chiesa. Ci sono quasi. Allora, io mi guardo sempre attorno se c'è qualche cosa da raccogliere, ma a sto punto non credo. Riusciremo a recuperare gli altri 35 tesori che ci mancano. Ce li siamo persi durante il gioco. Allora, che sia morte assicurata a cadere di qua. Quanto è dannatamente buio sto pezzo. No, non si muore. È che si ha anche paura di fare due passi in più o in meno. Ottimo ragazzo.
Ci muoviamo ancora tanto. 4 colpi di fucile a pompa solo per lui, eh. Vedo un altro cecchino. Abbiamo anche un simpaticone con lanciagranate. Tanto in puttana, avete sentito il colpo a vuoto, il tonfo del tasto a vuoto. Ragazzi, le sparatorie sono sempre più frustranti, eh. Questo primo Uncharted era l'inferno, veramente. Santo input lag! Ragazzi, veramente, a vuoto, il tonfo del tasto a vuoto! Ma sapete cosa vuol dire? Questo qua con i lanciagranate ha stufato un po' l'esistenza. Ok, abbiamo un lanciagranate. C'era un altro col cecchino, eh. Ed è lui che mi preoccupa veramente in tutta questa situazione. Bene. Ecco, vai, 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 vai. Via, 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 via. Sto rotolando come Dark Souls. Vissuto. Attenti! Qui è salvi. A terra. Non ti salverai. Ragazzi, mi stanno sciottando. Mi stanno tanto scioccando. È dannatamente difficile. Cecchino, là in alto. Tasto secco a vuoto. Ok. Non si capisce la direzione dove arrivano i colpi. Poi ha preso il colpo, mannaggia me. Ma! Ragazzi, rotolo come Dark Souls. È finita, Tre! Sta per saltare in aria! Muoviamoci! Hanno scorte di granate infinite. Ok, un M4. Cosa sta succedendo? Mi sta colpendo chi? Cioè, pazzesco! Assurdo! Assurdo Uncharted, eh! Di una difficoltà fuori dal normale! Ok, facciamo che non è successa sta cosa. Sali e là. Ragazzi, c'è un esercito. Le Sully non sanno con chi hanno a che fare. Cosa stai? Non so come, ma la statua ha distrutto la colonia e ucciso tutti i tedeschi. Ehi, cosa dici? Non c'è tempo, dobbiamo raggiungere la chiesa. Ragazzi, quanta santa fatica. Veramente, quanta fatica. È pazzesco Uncharted 1. Non me lo ricordavo così fuori di testa. Accidenti, sono dappertutto. Ah,
si vede. Lanciagranate. Lanciagranate ancora. Cecchino di nuovo. Sbagliato il colpo, mannaggia me. No. Un altro cecchino, ragazzi. Un altro scusate, mi sta veramente saltando i nervi. Un altro dannato cecchino. Qualcuno sta venendo avanti, un eroe. Sei morto. È là in alto. Lo vedo. La mira a un certo punto dovete farvela venire, ragazzi. C'è poco da fare. C'è un altro fucile di precisione Dragon qua. Però chi ci andava a prendere quel fucile? Dai, pariamoci chiaro. Lanciagranate. Ma... come ho fatto a mancarli? Loro sono precisi, però, coi granate. Mannaggia loro, maledetti. Lo so di essere circondato e so che ci vuole un caricatore per ognuno di voi. Quanti sono? Ragazzi, quanti ne vedo? Stiamo veramente vendendo cara la pelle. Quello ha perso l'elmetto, ma non siamo riusciti a uccidere. Arrivano colpi di fucile a pompa che sciottano, ragazzi. E muori! Ragazzi, per fortuna c'è Sullivan che ci aiuta, ma... cecchino! Cecchino da dietro! Nemici da dietro! E ragazzi, ma è impossibile! Rotola! Ci rendiamo conto o no? Arrivano colpi da ogni direzione, da ogni maledetta direzione. E anche i controlli spartanissimi non ci stanno aiutando. Voi non sapete che fatica io stia facendo a farvi questo maledetto episodio. Un episodio dove abbiamo sparato e risparato. E non vedo l'ora di chiudervelo l'episodio, ma... il tonfo del tasto di input lag. Pazzesco, pazzesco. E là c'era il cecchino, ragazzi. Eccolo. Forza, Sully. Deve esserci un passaggio segreto appena sotto l'altare. Qui forse abbiamo un tesoro, eh? Tabacchiera d'argento. Ok. Allora, ragazzi, abbiamo registrato tantissimo. Veramente tantissimo. Più di quello che volevo. Ed è giunta l'ora di... a chiudervi questo episodio, perché credetemi, veramente follia pura.
lasciate like se vi è piaciuto, anche se abbiamo sparato per la maggior parte, iscrivetevi al canale per sapere quando e come continuerà, spero con l'ultimo episodio, il prossimo episodio di Uncharted Nathan Drake Fortune, o Drake Fortune, quello che è, ragazzi, oramai sta serie mi ha fatto uscire di cranio. Riposati Nate, che ne hai bisogno, ne ho bisogno anch'io. Ciao ciao.